Circolazione dei treni bloccata per ora a Pescara, infondato l'allarme bomba che ha paralizzato la stazione, convogli in ritardo sulla linea Adriatica. Circolazione dei treni bloccata per ora a Pescara, non solo, durante i controlli e la bonifica della stazione centrale, un allarme bomba, per fortuna infondato, paralizza lo scalo nel pomeriggio costringendo vigili del fuoco e forze dell'ordine ad evacuare l'area. Ritardi anche di 2 ore e mezza per i convogli a lunga percorrenza. Sentiamo Roberta Mancinelli. Pacchi, valigie e borse sospette passate al setaccio e l'intera stazione di Pescara evacuata. Cessa intorno alle 4 del pomeriggio lo stato di agitazione legato ad un presunto attacco nucleare e cessa quando le verifiche dei vigili del fuoco escludono l'attendibilità di una telefonata anonima che parla di allarme bomba, addirittura radioattivo. Dalle 13.50 la circolazione ferroviaria viene sospesa sulle linee Terni-Sulmona, Pescara-Sulmona, Civitanova Marche, Albacina, Porto d'Ascoli-Ascoli, Giulianova Teramo e ancora Pescara-Ancona, con il traffico deviato su autolinee sostitutive a causa dell'evacuazione del posto centrale, una piattaforma che controlla la rete su ferro di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Ci vogliono circa 2 ore perché i controlli condotti con apparecchi speciali sensibili alla radioattività certifichino l'infondatezza dell'allerta, che annunciava ben 4 ordigni rudimentali. Poco meno di 100 i viaggiatori rimasti all'esterno, ritardi anche di 2 ore e mezza per i treni a lunga percorrenza.